Amici di Teletermini, buonasera con il nostro consueto appuntamento con emergenza Covid-19, ormai questa rubrica che ci accompagna da più di 2 mesi e noi continuiamo puntualmente ogni giorno a rendervi notizie. Da qualche giorno abbiamo cominciato con lo sport termitano che è andato in tilt, anch'esso per l'emergenza. Abbiamo parlato di calcio, abbiamo parlato di pallavolo, oggi parliamo di basket. E ne parliamo con Peppe Mantia. Ciao Peppe, grazie e buonasera e grazie per essere intervenuto. Grazie ancora. Ciao, ciao Totò, buonasera a tutti i vostri spettatori. Grazie ancora. Peppe, parliamo di basket. Siete andati in tilt anche voi come società. Peppe Mantia è un allenatore, specifichiamolo, di basket ormai da diversi anni. Lui fa parte della società Fiamma Basket del Mimese e della società Basket Cefalù. Giuseppe, ripeto, un vecchio allenatore, un amico conosciuto ormai da tanto tempo nell'ambiente cestistico e non di Termini Imerese. Peppe, parliamo innanzitutto di questo momento che è arrivato 2 mesi fa, che vi ha tagliato le gambe, ha tagliato le gambe a tanti ragazzi che tu hai il piacere e l'onore di allenare ormai da diverso tempo, sia a Termini sia a Cefalù, e quindi una bomba che sicuramente, ripeto, vi ha bloccato e vi bloccherà ancora per un bel po' di tempo. Beh, una sorta di fulmine a ciel sereno. Nessuno si aspettava un blocco così intenso, importante di tutte le attività. Probabilmente pensavamo che la disgrazia in qualche modo toccasse esclusivamente i cinesi e che mai e poi mai sarebbe arrivata in maniera così imponente e importante dalle nostre parti. Così non è stato, per cui progressivamente, pian piano, sono state sospese le attività. Tra l'altro, la nostra federazione è stata tra le prime a prendere provvedimenti importanti perché ha dapprima rinviato gli eventi agonistici. Ma poi adesso non ricordo esattamente, ma credo dal 9 marzo ha disposto il blocco delle attività e subito dopo, nell'arco di qualche settimana, ha perentoriamente dichiarati finiti, ultimati i campionati per la stagione 19-20, non lasciando spiragli d'apertura su eventuali prosecuzioni, riprese dopo il momento critico, per cui l'attività è stata perentoriamente cessata. È evidente, noi tra l'altro a Termini, ancora prima che le federazioni e la presidenza del Consiglio disponessero con i vari decreti la chiusura delle attività, noi abbiamo precauzionalmente sospeso gli allenamenti, anche perché, soprattutto nel nostro caso, quello termitano, noi facciamo quasi esclusivamente attività giovanile. Abbiamo una società senior di riferimento che è la C femminile, ma poi, per il resto ci occupiamo prevalentemente di attività giovanile. Cominciamo con i bambini della categoria Pulcini a 5 anni, abbiamo tutte le categorie, aquilotti, scoiattole, queste sono tutte le denominazioni che comprendono i gruppi di 5, 6, insomma, sino ai 16 anni, che dividiamo in diverse categorie, attività che pratichiamo all'interno della palestra del liceo scientifico Termitano. Ed è chiaro, lì, oltre ad esserci un'esigenza agonistica, ci sono anche delle responsabilità importanti. Noi siamo da sempre molto attenti alla crescita tecnica, fisica, sociale
dei ragazzi, figuriamoci in questo caso, ovviamente siamo stati attentissimi anche all'incolumità fisica dei nostri atleti, tant'è che quando ancora non se ne parlava nemmeno, quando ancora nessuno parlava di precauzioni, noi abbiamo provveduto in anticipo a sanificare la palestra, questo anche in collaborazione, devo dire, con la direzione scolastica, con la quale lavoriamo in perfetta sintonia e sinergia già da tre anni, nel rispetto di questo privilegio assoluto per quello che è il contesto strutturale degli edifici sportivi termitani, e non solo, perché la possibilità di avere una palestra ad uso esclusivo per fare tutta l'attività del nostro settore giovanile e della C femminile, che con la quale facciamo il campionato di regionale, è sicuramente un privilegio che ci pone anche dinanzi a responsabilità importanti, e con le istituzioni scolastiche, devo dire, andiamo in perfetta sintonia e condividiamo anche questo senso di responsabilità. Per cui ti dicevo, già una settimana prima che venisse fuori il divieto, che il governo nazionale imponesse determinate misure a tutela della sanità pubblica, noi abbiamo provveduto a sanificare palestra, spogliatoio, campo, tribuna e via dicendo. Quindi, insomma, massima attenzione. Già in passato, dico, è chiaro che questo ci ha un po' disorientato, dico, i ragazzi li teniamo un po' a raccordo con i soliti mezzi, le comunicazioni, le chat, però è evidente, non è la stessa cosa, abbiamo delle grosse difficoltà, speriamo di poter riprendere presto e riportare i ragazzi nell'habitat che abbiamo costruito nel loro interesse, il nostro college, lì all'interno della palestra del liceo scientifico. Ecco Peppe, ma i ragazzi come l'hanno preso? Tu che ci stai a stretto contatto con loro, ecco, cosa è successo? Una curiosità. All'inizio i ragazzi... All'inizio, soprattutto per i ragazzini più piccoli, era difficile. Era difficile spiegargli questa situazione, era difficile fargli capire che non potevano più venire a praticare il loro sport, non potevano più venire al campo, che noi piano piano abbiamo trasformato in una casa, così come a me piace definirlo, nel college, dove i ragazzi, oltre a fare attività, crescono e vivono, perché... sin dal primo momento noi abbiamo pensato a quella palestra come una sede che potesse affiancare i momenti liberi dei ragazzi. Noi vogliamo che i ragazzi, finiti i compiti, non restino a casa davanti al televisore, davanti ai telefonini, aggiungo io. Ai telefonini, facendo PlayStation, giocando con la PlayStation e i vari giochi. Vogliamo che i ragazzi escano e che vengano al campo, perché oltre a giocare devono avere lì la possibilità di incontrare degli amici, di guardare gli allenamenti delle altre squadre, delle altre categorie, di socializzare, di contestualizzare un ambiente sano dove sviluppare amicizie, dove crescere meglio, crescere bene, lontani dalle problematiche che purtroppo il nostro mondo in maniera sempre... Ci sono rimasti male, Peppe. Questo... Sì, ci sono rimasti male, però devo dire che in questo le varie campagne di comunicazione hanno avuto un ruolo importante, per cui i ragazzi hanno presto capito che dovevano stare a casa per cercare di venire fuori da questo tunnel quanto prima. Adesso è proprio notizia di oggi, pare che il ministro voglia guidare lo sport verso una rapida ripresa. Siete in contatto
riesci sempre a tenerli vicini e pronti. Sì, sì, sicuramente. È chiaro che con i più grandi magari è più facile, i ragazzi li abbiamo coinvolti in qualche progetto, abbiamo chiesto di mandarci delle immagini sulle loro attività domestiche, in qualche modo abbiamo cercato di coinvolgerli con successi lieve o importante entità, perché magari qualcuno riesce più facilmente a realizzare attività motorie a casa, qualcun altro magari ha la possibilità di organizzarsi in spazi all'aperto, perché magari sono residenti in contesti extraurbani, però è chiaro, qualcuno ha delle difficoltà, però ripeto, pare che il ministro voglia guidare tutto il mondo dello sport al ritorno d'utilizzo delle palestre, e quindi può anche darsi che nell'arco di qualche settimana si possa riprendere l'attività. In questo momento definiamola sociale prima ancora che agonistica, poi insomma vedremo un po' quello che verrà fuori. Ecco, voi siete pronti eventualmente a riprendere? Anche... Senti? Sì, dico, voi siete pronti subito per riprendere qualsiasi momento? O se ne parlerà a settembre? Ma no, sì? No, ovviamente se ci sono i protocolli di sicurezza che possono permetterci di ripartire con l'attività, saremo felici di poterlo fare, dico, anche in deroga a quelli che sono i canoni del calendario stagionale. Vedremo un poco di capire come recuperare diciamo l'attività persa in qualche modo. E questo è un periodo che solitamente maggio è un periodo di chiusura attività, quasi si va verso il finale di stagione. Quest'anno magari potremmo invertire questa tendenza, visto che praticamente siamo stati 3 mesi fermi, anche senza l'attività agonistica dietro la porta, si potrebbe ovviare con l'organizzazione di programmi di sviluppo delle attività individuali, delle capacità individuali, misti magari a dei tornei estivi. Adesso vediamo, probabilmente insomma ormai le attività possono essere diversificate in tanti modi, vediamo un poco come possiamo fare. Però intanto vediamo di capire i protocolli sanitari cosa prevedono e come è possibile pianificare al meglio eventuali attività. Dico, poi se è fattibile, e io penso che sarà così, se è fattibile ci organizziamo, insomma, e vedremo di fare quello che i ragazzi possono fare al meglio. Un po' diverso il contesto della prima squadra di Cefalù, perché insomma lì in rosa avevo 7 ragazzi stranieri che ovviamente sono stati rispediti nelle rispettive nazioni di provenienza, quindi lì sarà un po' difficile riprendere l'attività adesso. Dico, vedremo di capire al meglio come gestire l'immediato futuro. Peppe, nato dalla tua esperienza di allenatore da tanti anni, cambierà tantissimo il basket o tu pensi che si ritornerà alla normalità? Secondo me cambierà parecchio. Cambierà parecchio. Tu mi chiedi il riferimento all'attività dei settori giovanili localizzati o delle squadre della Serie A, Serie B, questi campionati di massimo livello? In generale, dico, te cambieranno tante cose. Dico no, per l'attività giovanile è chiaro. Sì, è chiaro che il rispetto dei protocolli sanitari modificheranno tanti approcci. È chiaro che bisogna fare attenzione a una serie di parametri. Secondo me saranno un tantino più favoriti gli sport individuali, ma lì è chiaro, l'aspetto aggregativo viene un tantino a mancare. Però sai, dinanzi alla passione sarà solamente la capacità degli istruttori
l'inventiva delle società, la possibilità di mettere insieme delle iniziative che coinvolgono i ragazzi poi alla fine a fare la differenza. Sono convinto che i ragazzi torneranno a fare attività. Un pochino diverso per quello che riguarda le prime squadre, perché in quella che io definisco l'immediato post-Covid-19, l'economia, secondo me, sarà un'economia da dopoguerra. Quindi il supporto delle aziende che inevitabilmente supportano l'attività delle prime squadre, i cosiddetti sponsor, sarà per forza di cose inferiore. Quindi molte società finiranno per non fare più attività con le prime squadre. Già ho sentito altre società e moltissimi sono in serie difficoltà, per cui probabilmente molte società eviteranno di partecipare ai campionati di massima serie, che tra l'altro negli ultimi anni sono diventati parecchio costosi, un po' per le condizioni federali che sono estremamente pesanti dal punto di vista economico, un po' per i costi che erano lievitati, perché è chiaro che sia gli atleti che gli istruttori che le strutture hanno dei costi diventati impegnativi. Non so adesso l'economia del dopo Covid come potrà supportare e gestire i supporti alle società sportive. A questo proposito, molte società siciliane hanno rivolto una serie di richieste alla federazione, ai comitati regionali e agli organismi nazionali per interventi a supporto. Io sono convinto che l'unica cosa che possa in qualche modo aiutare la collaborazione tra società sportive e attività produttive, attività commerciali in genere, può essere il ritorno al passato. Il ritorno al passato che prevedeva la possibilità da parte delle aziende sponsor una completa detraibilità degli importi erogati. Per cui, giusto per fare un esempio, se un'azienda sponsorizza una società sportiva per 1.000 euro, poteva mettere in detrazione un importo pari a 1.000 euro. Questo potrebbe aiutare la collaborazione tra società sportive e eventuali sponsor. Se così non è, la vedo dura, perché le aziende difficilmente affiancheranno le società sportive e sosterranno le attività delle società sportive in qualità di sponsor, così come succedeva negli anni passati. Ecco, per concludere, quindi insomma un'economia da dopoguerra che metterà un poco tutti a dura prova. Certo, diciamo, per concludere questa nostra chiacchierata, perché credo ci sono problemi di collegamento di linea, ti do la possibilità di rivolgere, ecco, un messaggio a tutti i tuoi allievi e a tutti i tuoi giocatori che ti seguono e che in questo momento spero ti stiano seguendo e vedendo. Un appuntamento forse è la cosa più importante, no? Ma sicuramente, insomma, io spero di rivedere un po' tutti i ragazzi quanto prima. Sono convinto che anche nel rispetto dei protocolli sanitari, che saranno più rigidi, potremo fare attività quanto prima, potremo rivederci, magari eviteremo i gesti per il nostro sport consueti, quali gli abbracci o altro. Vedremo di limitare al minimo le possibilità di rischio contagio, ma sicuramente torneremo presto a rivederci. Teniamo duro, ancora
magari qualche settimana di sacrifici. Mi auguro che piuttosto la gente dinanzi a questo, come dire, sorta di liberi tutti, queste progressive concessioni che ci sono state negli ultimi giorni, non esagerano nei contatti, nella libertà di divagare, di circolazione, e magari continuano a rispettare ancora le regole anticontagio che ci hanno portato a questo momento, diciamo, di miglioria nei contatti, nell'incidenza della diffusione del virus, e che questi ulteriori progressi ci portino presto al ritorno alla vita normale. Non so da quando, però spero presto sicuramente. Quindi, ragazzi, teniamo duro, spero proprio di rivedervi presto, e spero proprio che presto potremo magari rivederci, se non in palestra, in piazza, per qualche bel torneo estivo vecchia maniera. Con questo augurio di Peppe Mattia, allenatore di basket della Fiamma, la squadra del basket, Fiamma Basket Termini Imerese e Basket Cefalù, noi concludiamo. Grazie Peppe davvero per questa bella chiacchierata, e ci auguriamo di poterti vedere, e non più attraverso questo apparecchio che è la videochiamata, ma direttamente in piazza, come nostra abitudine, con le telecamere e altro. Grazie Peppe, tanti auguri. Grazie a te, ciao a tutti, ciao, buona serata, a presto.